l'anteprima di Unico. Oggi presentiamo il numero 19 in edicola dal 19 al 25 maggio. In copertina, Capaccio, poteva essere comprata per pochi euro. L'Odissea dell'Acirio costata 3 milioni. L'articolo interno a cura di Lucio Capo. Cilento, di Anselmo Botte. Tutti addosso all'osso. Tra forestali senza lavoro e uffici postali a rischio di chiusura, il Cilento in cerca di futuro combatte con l'abbandono. In basso, Antonio Pecoraro, decrescere infelicemente. Gentilissimo Monsieur Latouche, le voglio parlare della Piana del Sele. Bartolo Scandizzo, Agropoli e Capaccio, articolo sulle nuove amministrazioni insediatesi pochi giorni fa. Battipaglia, di Ernesto Giacomino, patenti serpenti, sulla sosta selvaggia nel comune di Battipaglia. Accanto, Francesco Faenza ci parla di Eboli, se ne va il centro trasfusionale, emigrato a Battipaglia. A pagina 3, il professor Giuseppe Liuccio. L'opinione, il culto della bellezza e l'etica del turismo come antidoto alle nuove invasioni barbariche. La tentazione della simonia laica. Profrano, una nuova grande iniziativa da largo ai giovani nel ricordo di Angelo Vassallo. Il concorso operatori musicali è infatti dedicato al sindaco di Acciaroli. Accanto, Altavilla, a Borgo Carilla, un comitato cittadino. Riprendono i furti, cittadini allarmati. Eccoci arrivati alla rubrica di Lucio Capo, cronache di cetrioli e carciofi. 3.098.741,39 euro per comprare la ex Cirio di Pestum. A pagina 9, Catello Nastro, a parer mio, scarpa destra e sinistra. Ed in basso, l'angolo dell'informatico a cura di Giuseppe Migliorino. Pu Wi-Fi, dal Messico un'idea vincente anche per Capaccio. Albanella, amministrazione impegnata nella prevenzione delle malattie. Sindaco e assessori contribuiscono alle spese. Rocca d'Aspide, liceo, le nuove lavagne elettroniche sono al loro posto. Briscione, nessun caso, la scuola è di qualità. Articolo di Francesca Pazzanese. In basso la rubrica di Oscar Nicodemo, l'arco di Ulisse, turismo e religione. Battipaglia, giovani, la mala politica adulta e i giovani, lo stolto che guarda la luna e si mangia il forum. Articolo di Valentina Del Pizzo. Sele, Ponte Cagnano, Tex Wheeler, Zagor, Dylan Dog e tanti altri eroi esposti al Centola. L'audace Bonelli, grande successo di visite per la mostra del fumetto. In basso la situazione aeroporto. Summer 2012, da metà giugno voli per Milano, Olbia, Verona, Monaco e Catania. In ultima pagina la rubrica di gastronomia di Deodato Buonora, viaggi e assaggi. Profumi di Sicilia al nuovo Tavernelle di Pestum. La ricetta della settimana sono le conchigliette al forno. L'anteprima di oggi termina qui, vi diamo appuntamento al prossimo numero. Oggi vogliamo chiudere in modo un po' diverso, innanzitutto dicendo che questa maglietta non è stata indossata a caso. Anche noi della redazione di Unico, infatti, vogliamo ricordare il sacrificio di un uomo che 20 anni fa è morto per lo Stato, Giovanni Falcone. Vi lasciamo con le sue parole e con un messaggio che è valido per tutte le mafie. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.